Ora mangiamolo. Ci addestriamo. Cosa? No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Quanto è freddo, perché? Kratos, mamma mia. A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film of Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò, bastardo, che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Eccolo qua. Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Adesso arriva Thor. Classici sogni di Kratos. Kratos. Vuoi venire con me? Direi proprio di sì in tutti i sensi. Fei. Sei pronto? Dove? Cammini come se portassi i Mir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto.
Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shh. Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No. No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo andiamo e sventriamo. Non ci guardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Cosa c'è? Devo occuparmene io? Bravo. Con quanta leggerezza. Rimane poco tempo, amore mio, e c'è molto da fare. Oh, 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 oh. Fratello! 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 Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo. E non è tornato. Non sarà lontano. Non gli giro la testa. Ora dobbiamo rintracciare Atreus. Il baratro di Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Allora. Dobbiamo trovare Atreus. Non penserai che si stesse allenando nel cuore della notte? Gliel'ho consigliato io. Ah sì? E per quale motivo? Era in lutto. Oh, Kratos, so che ci stai provando. Beh, insomma, dobbiamo uscire da sta casa. Non è stato aperto. Anche qui niente impronte. Qua. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Si è infilato qui. Sei agitato molto nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia? No. Foresta selvaggia. Dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. Aldnerman! E non siamo soli. No!
A sinistra! Prenderci la mano. Ancora. Quella non dovrebbero essere. Non ero abituato a così tanta. Il cerchio protettivo, c'è un albero più avanti, no? Quindi? Avevi ragione, il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Scopriamolo. Il sentiero continua dall'altra parte. Se riesci a liberare la strada, hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà la resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora. Per me sto capitolo Kratos ci rimane. Allora, chi c'è? Che palle. Dov'è finito quel sentiero? Proseguo di qua, sangue. Ancora sangue. Tanto sangue. Guardate questo. Saliamo. So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso. Sì, però. Eccolo qua, il primo. Ho rubato pezzi d'argento. Torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh. Noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare.
O puoi fare quello. Ok, entriamo. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No. Questi non sono qui da molto.